Federico De Vincenzo, produttore e titolare della Type Star Management and Production, che ha prodotto il film della Sara Tommasi, ormai film che è tanto discusso sul web, un po' sui giornali, queste polemiche che sono nate, comunque il film c'è, non c'è il film c'è, esiste. Questa sera in anteprima nazionale vi ho portato appunto sia le fotografie del girato che una scena che non si è ancora vista in anteprima comunque nazionale. Il film sarà in vendita presso tutte le edicole, sexy shop, videoteche, sale di intrattenimento per adulti dal giorno 7 luglio in poi. Già è prenotabile ed acquistabile su love-me.it, che è il distributore che ha acquistato questo prodotto. Ma stasera cosa è successo? Come mai non è venuta? L'avete persa? Che è successo? Purtroppo Sara non era in condizioni fisiche di poter affrontare né lo spettacolo né il viaggio, quindi... Ma sì, com'è la storia che se eravate in un autogrill di Lodi, si è persa, non l'avete più trovata? Si è persa per la strada. Ma condizioni fisiche cosa significano? Che non sta bene, che non avrebbe letto sicuramente questo impegno a questo evento, quindi purtroppo quello che si scrive sui giornali, quello che si dice è arrivato a un punto fisico e psichico che non riesce più a sostenere il lavoro, quindi non ce la fa. Ma ha notizie della Tommasi? Ma guarda, allora, le notizie stamattina abbiamo iniziato con gli alieni, poi abbiamo iniziato con il mondo dell'aldilà, quindi io mi trovo costretto a fronte a tale situazione a dover comunque agire legalmente nei suoi confronti, sia per un fatto di immagine e sia perché comunque non posso andare a creare situazioni ed eventi dove lei poi non riesce a essere presente, perché comunque abbiamo iniziato questo contratto, sottoscritto questo contratto regolarmente firmato da lei, ma comunque purtroppo lei ha delle pressioni esterne notevoli, tant'è vero che sul web ci sono delle interviste del suo ex convivente, compagno Alfonso Luigi Marra, quale comunque mi ha praticamente accusato di averla somministrato dell'eroina, ultima notizia, di averla costretta a girare il film porno, di averla comunque fatta delle pressioni, di averla comunque data in pasto a degli attori che hanno, tipo Manzo del Toro, uno dei ragazzi che era sul set, ha scritto comunque dei commenti su Facebook, quali commenti ognuno di noi sui social network è libero di scrivere ciò che vuole, assumendo le sue responsabilità. Diceva no, per 12 ore è stata drogata, ma assolutamente no, lei è venuta sul set, è venuta con me sul set, tranquilla, contenta di fare questa nuova esperienza, con tutti i buoni presupposti, ha fatto un'ottima performance, infatti poi dopo andremo a vedere, potete anche voi giudicare comunque il suo stato, insomma, durante le scene. Non è stata utilizzata alcuna droga sul mio set, ci sono 12 persone che lo possono confermare, quali gli attori, assistenti alla troupe, il regista e altre persone che erano con me. Il discorso è che comunque è stato fatto un tantan mediatico anche sulla ragazza, che ha avuto delle grosse e notevoli pressioni, tant'è vero che poi quando ci si va a comunicare, a dialogare, ci sono dei momenti che lei è tranquilla, altri momenti in cui lei dice delle cose, ma lo dicono anche, sono usciti articoli sui vari quotidiani, gli alieni, i marziani, mi hanno drogato di eroina, infatti per l'ennesima volta sono stato accusato, prima la cocaina, adesso l'eroina. Allora... Scusi, ma se lei appunto è in questa situazione così difficile, ma ritiene comunque di procedere con questa pubblicazione del film, oppure... Allora, la pubblicazione del film verrà fatta perché ho portato anche le liberatorie, c'è un contratto di mandato di gestione dell'immagine, un contratto per quello che concerne la vendita del personaggio, non so, per campagne pubblicitarie, insomma per tutto quello che concerne la vendita artistica del personaggio, tutto filmato regolarmente. Ovviamente quando si è trattato di organizzare il set, non è che è venuta la mattina e poi la sera abbiamo girato, abbiamo avuto tre diversi appuntamenti in ufficio, abbiamo avuto comunque il tempo di riflettere, lei ha avuto il tempo di riflettere, di valutare l'offerta economica, di valutare la proposta mediatica alla quale si andava ad apporre la ragazza.
quindi diciamo le varie voci è stata costretta, l'hanno minacciata, perché adesso la sto minacciando, io ho fatto un prodotto, l'ho venduto a una società che lo distribuisce, quindi io mi sento nel pieno della legalità. Ci ricostruisce cortesemente la giornata di oggi, che cosa è successo? Perché praticamente fino alle 8 da Tommasi doveva essere qua. Allora ci ricostruisce, ci fa capire che cosa è successo oggi. Allora, le dico questo, molto sinceramente, la Sara, poi stiamo veramente in una situazione legale che è arrivata dell'estremo, perché le spiego subito. Allora, fino alla settimana scorsa è uscito quel manoscritto a detta di Marra che era fatto da Sara. Io non sono nessuno per poter giudicare se è stato scritto di pugno da Sara o meno, comunque in questo manoscritto si diceva che io le avevo somministrato della cocaina, cosa abbastanza negativa per la mia persona, per la mia azienda, e di conseguenza io ci sono avuto passare sopra. Perché? Perché comunque io ho una serie di serate prese con questa ragazza, tenevo un po' il carro per la discesa, però quando poi sono avute altre pressioni, quali è stata violentata, è stata costretta e ricattata, ieri gli ha fatto l'eroina, io sono andato al punto di stallo dove anche i miei legali mi consigliano di non scendere troppo nei dettagli, perché ogni giorno una parola mi viene ritorta contro, e quindi diciamo su quello che sono stati i fatti di oggi, prima che io non mi sento con i miei legali, non do dichiarazioni precise sugli atti di oggi. Comunque quello che ti posso dire è che Sara non è in condizioni fisiche di poter esibirsi, ma sia mentali che fisiche, perché veramente è arrivata a un punto, a uno stadio dove non riesce più il suo corpo a reagire, e quindi mi trovo costretto a dover mettere tutta la situazione in mano ai legali, perché comunque adesso bisogna fare un po' di chiarezza, visto che comunque gli interessi commerciali sono andati, comunque come prova questa sera, sono andati a terminare, perché una struttura come Sexy Disco Excelsior o anche la mia azienda che va a fare degli investimenti, delle promozioni, non può comunque avere il punto interrogativo, la persona si presenta, non si presenta, oggi ha sentito l'alieno, domani sentirà l'altro mondo del paradiso, non va bene. Con dispiacere, ma devo comunque prendere dei provvedimenti, perché è una storia che dà sempre più complicazioni. Grazie.